Forse in Italia non esistono squadre tanto diverse che abitano la stessa città. Quando il calcio nasceva, spesso erano gli studenti a fondare le squadre e la Juventus nasce proprio così, era il 1897. La Juve è seconda solo al Genoa quanto ad antichità della fondazione. Il Torino arriva più tardi, 1906, il nuovo secolo è già arrivato e arriva ad opera di un gruppo di dissidenti della Juventus. I rappresentanti di un altro club, il torinese, sono fondamentali in questa scissione che avviene, come tutti i grandi fatti, come tutte le grandi scissioni, in un luogo ben preciso. È una birreria, si chiama Birreria Voigt, in una delle vie simbolo del centro di Torino. Si tratta di via Pietro Micca, che è una strada del tutto particolare. Rispetto all'andamento perpendicolare delle strade di Torino, è irregolare, è diagonale. Ed è una serie di archi, vetrate, logge in ferro battuto, una strada diagonale rispetto al quadrilatero romano a scacchiera che rappresenta la pianta della città. Per descrivere Juventus e Torino prendiamo in prestito le parole di un grande scrittore, di un grande autore, si chiama Mario Soldati. Nel romanzo Le due città descrive i due tipi che si legano alle due squadre. Attraversarono Piazza Vittorio sterminata nelle ombre della sera. Già parlavano di football. Emilio, naturalmente, era per la Juventus, la squadra dei gentiluomini, dei pionieri dell'industria, dei gesuiti, dei benpensanti, di chi aveva fatto il liceo, dei borghesi ricchi. Giraudo, altrettanto naturalmente, era per il Toro, la squadra degli operai, degli immigrati dei paesi vicini o dalle province di Cuneo e di Alessandria, di chi aveva fatto le scuole tecniche, dei piccoli borghesi e dei poveri. È una prima fotografia, anche se al mondo bianconero appartiene anche un'altra parte della città, la forza lavoro della Fiat, che arriva in gran parte dal sud e forma uno strano coacervo di nobiltà e popolo che ancora oggi rappresenta la tifoseria della Juventus praticamente in tutta Italia. Un fattore che sotto alcuni aspetti ha confuso anche i tratti originari delle due tifoserie, gli strati sociali, le diverse estrazioni. Per parlare del derby di Torino partiamo dai colori, che non sono accesi ma nemmeno banali. La Juventus agli albori indossa addirittura il rosa, poi vira sul bianco-nero. Il Toro parte in giallo-nero, i colori della torinese, per poi adottare il granata. Sono colori netti, in contrasto come Torino in fondo. Torino appunto è il vertice di due triangoli, quello della magia bianca formato con Lione e Praga e quello della magia nera, che la unisce a Londra e San Francisco. È uno scenario enigmatico Torino, misterioso, geometrico, assolutamente spirituale. Due lati, due facce, paradiso, inferno. Il Duomo, ad esempio, custodisce la Sindone, forse l'oggetto più sacro della cristianità. E il portone del diavolo, le mille leggende sulla chiesa della Gran Madre, l'aura sinistra che aleggia attorno a Piazza Statuto, l'energia catturata e diffusa dalla Mole Antonelliana. Ecco, la Mole Antonelliana è un tempio laico, è un'antenna, una vetta verso il cielo. Un qualcosa che cattura l'energia e la diffonde sul terreno della città. Sullo scenario del derby ci sono due stadi ed è un caso unico oggi in Italia. Torino e Juventus giocano andata e ritorno in due teatri assolutamente diversi. Lo Stadium Bianconero e l'Olimpico Granata. E il caso unico affonda radici antiche perché le tracce attuali le troviamo quasi 100 anni fa con la costruzione del cosiddetto Stadio Municipale, intitolato allora Benito Mussolini. Ospita la Juventus, diventerà il comunale qualche anno dopo. Il Toro già da qualche anno gioca al Philadelphia. Ecco, già il nome evoca il mito. Il Philadelphia è il fortino, il tempio degli invincibili, il luogo dei sogni di ogni granata ad ogni latitudine. Sostanzialmente la casa del grande Torino. È stretta, incombente, contribuisce ad annichilire ogni avversario. È la fabbrica dell'impossibile, degli scudetti in sequenza. Sostanzialmente la leggenda del grande Torino non potrebbe nascere senza questo campo, senza il Philadelphia. E lo scudetto abita tra quelle quattro pareti di spalti così incombenti sul campo tra il 1943 e il 1949. Sono date emblematiche perché gli invincibili, cari agli dèi che muoiono giovani ed entrano nel mito nel 1949, si chiamano Bacigalupo, Ballarin Maroso, Grezza Rigamonti Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, il capitano Valentino Mazzola e Ossola. La tragedia di Superga è il lutto di un paese intero, si è detto molto, naturalmente dello shock che non solo investe Torino ma investe l'Italia della ricostruzione. L'Italia che si univa attorno a due sport fondamentalmente, il calcio popolare
e il ciclismo, l'emblema della fatica, della risalita, delle grandi salite e delle grandi fatiche. Erano esempi autentici, sia il calcio nella sua umiltà, sia il ciclismo nella sua epica e nei suoi grandi dualismi, della ricostruzione delle piccole vite che rinascevano ogni giorno in Italia dopo la tragedia della guerra. All'epoca del Torino, del grande Torino degli Invincibili, segue quella della Juventus degli Agnelli, con 10 scudetti vinti in 20 anni nel segno di un trio magico, composto da Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles. Il derby, possiamo dirlo, segue i destini delle due squadre perché la Juventus è sempre la faccia vincente del calcio, potente, sempre, costantemente al vertice. Il Torino rappresenta invece una faccia rabbiosa della storia, sempre alla rincorsa per ribaltare il destino che sembra comunque segnato. Da una parte la classe, intesa come supremazia non solo come eleganza dei movimenti, dall'altra l'umiltà, i giovani di un vivaio praticamente infinito, una maglia che trasmette appartenenza, grinta, fierezza a chiunque la indossi. È emblematica una partita, soprattutto nella storia del derby, è il 22 ottobre del 1967. Sulle maglie bianconere brilla la stella insieme allo scudetto numero 13 conquistato dalla Juve. Il popolo granata, dal canto suo, piange la sua farfalla. Gigi Meroni è morto in un tragico incidente d'auto appena una settimana prima. In città, investito da un'auto in corso Re Umberto, alla guida di quell'auto, pensate, c'è un certo Attilio Romero, un giovane neopatentato che un giorno diventerà presidente del Torino. È un altro trauma, nemmeno 20 anni dalla tragedia di Superga, il 1967, e il Toro perde un giocatore amatissimo per estro, fantasia, anticonformismo fuori dal campo, la farfalla granata, Gigi Meroni, appunto. Nel 1967 quel derby si gioca già al Comunale. Il Comunale è già diventato la casa comune di Juventus e Torino e la Juve gioca in casa quel giorno. Il destino era soltanto quello di onorare Gigi Meroni. Era vincere per Meroni, qualunque cosa fosse davvero accaduta. Finisce addirittura 0-4 in un crescendo assoluto di commozione che investe tutto lo stadio, non soltanto la parte granata che peraltro giocava in trasferta quel giorno. Segna 3 gol Nestor Combin, che è il miglior amico di Gigi Meroni. Va a segno anche Alberto Carelli, che ha ereditato da Gigi Meroni la maglia numero 7, la maglia della farfalla granata. Questo derby è il prologo degli anni 70, il decennio dei derby odiati da Giampiero Boniperti presidente, che vorrebbe cancellare da ogni calendario del mondo la data della stracittadina con il Torino. Questo perché in una storia segnata da un divario abissale di successi bianconeri rispetto a quelli granata, è l'epoca del massimo equilibrio all'interno della sfida. Anzi, a dire il vero, addirittura, il decennio 70 premia il Torino, che assomma 10 successi all'interno del decennio contro 6 bianconeri e di mezzo ci sono 10 pareggi. Sono derby di botte, di bulloni affilati. La Juventus regge soltanto quando arriverà alla sua guida Giovanni Trapattoni. Morini, Salvatore, Spinosi, Cucurella, Zoff, Scirea provano ad arginare la furia di un giocatore granata emblematico. Si chiama Paolino Pulici, è un nuovo simbolo e nel cuore degli appassionati del Toro è l'unico che può essere accostato al mito degli invincibili di Superga. Segna 8 gol alla signora in quei derby, in quel decennio. Pulici, detto anche Pupi dai compagni, o Puliciclone, neologismo inventato da Gianni Brera, è un attaccante di puro istinto. Si dice, e confesserà anche più avanti, che lui non guardasse mai la porta attaccando la profondità, ma che fosse quasi guidato dal boato della curva maratona. In quel momento, se il boato era più forte, lui era più vicino alla porta e spesso segnava destro, sinistro, colpo di testa, rovesciate. Un attaccante straordinario. Ora ci serve il vocabolario Treccani per dare l'idea di una furia di una squadra. Onomatopea, ovvero parola o gruppo di parole che riproducono o evocano un suono particolare come il verso di un animale o il rumore di un oggetto o di un'azione. Nel Toro ci sono giocatori che si chiamano Cereser, Ferrini, Puglia, Pulici appunto, Rampanti. Danno l'idea di un'aggressività granata che viene tradotta da un altro grande scrittore, peraltro tifoso bianconero. Dopo Mario Soldati incontriamo Giovanni Arpino che conia proprio negli anni 70, per il Toro, il termine tremendismo, ovvero una squadra di orgoglio, scrive Arpino, di rabbie leali, di capacità aggressive, mai vinta, temibile in ogni occasione, soprattutto quando l'avversario è di rango.
Tutto questo significa tremendismo. È una rabbia che permetterà al Toro negli anni successivi di infilzare talvolta anche una Juve leggera, imprendibile, veloce, micidiale, cattiva e sublime, bella, bellissima, ma anche molto pratica. È quella di Giovanni Trapattoni e Michel Platini. È una vera sintesi di calcio anni Ottanta. Il Toro lascia ancora i segni, ma si arrende spesso a Roi Michel, che è un giocatore simbolo, straordinario. L'orgoglio della squadra da combattimento troverà nuove espressioni molto più avanti, quando sulla panchina siederà Emiliano Mondonico, con altri protagonisti degni dello spirito granata venuti in tanti su dal settore giovanile. I nomi Annoni, Benedetti, Cravero, Bruno, Mussi, Lentini, Venturin, Cristian Vieri sono gli ultimi fuochi prima del declino, prima che il derby diventi un territorio sterminato bianconero. Negli anni in cui il Toro riesce a riprendersi con molta fatica da discese in Serie B, da travagli societari che sembrano infiniti. Gianluca Vialli e Alex Del Piero sono le stelle dell'era di Marcello Lippi e della Juventus che scava un divario incolmabile. Segnano il derby Trezeguet, Marchisio, Vidal, Dybala, Tevez, Morata, Pjanic, Cuadrado, Cristiano Ronaldo. E il canyon tra Juventus e Torino si approfondisce con Vlahovic fino a Gatti e Milik. Gli ultimi marcatori sono nomi e volti di un diluvio di successi e gol bianconeri che lasciano al Toro la miseria di 3 successi in 20 anni, l'ultimo addirittura nel 2015. Più di un monologo consumato tra andata e ritorno senza nemmeno la rilevanza dello scenario, dello stadio diverso, Stadium o Olimpico Grande Torino tra nord e sud della città. La Juventus ha totalmente cancellato l'equilibrio, l'antagonismo, ha cancellato tutto quello che il derby ha significato per lunghi anni. Affronta il Toro sempre con ferocia, senza sottovalutazioni, sempre all'insegna della durezza. Fin qui abbiamo parlato solo di campo, ma ricordiamo che siamo a Torino. E naturalmente a Torino, in una città magica, geometrica, misteriosa, spirituale, tra inferno e paradiso, ci sono delle forze contrastanti. È un qualcosa che si agita, Torino, l'animo di Torino, sotto la superficie, dentro una superficie molto lineare, molto netta, molto piatta. E nella magia, come nella geometria, i numeri sono assolutamente importanti. Lo sono ancora di più i grandi numeri, e lo sono ancora di più i grandi numeri in relazione a un derby.